un cardinale mi dice di brutto no. Quanti sono i Vangeli canonici? Quattro. Quali? Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Ha visto Eminenza che sono preparati? Però io se non quinto. Ah, come al solito leggi i Vangeli, no, ma poi no, no, non sono pio, e ho qualche impegno, li leggono altri. Comincia. Il mio Vangelo è poesia, Eminenza. La poesia guarda sempre al futuro. Aperto. Osare la speranza. Il mio Vangelo. Il mio Vangelo è poesia. Il mio Vangelo è musica. La musica quando è buona entra nel profondo e si dà le ali. Il mio Vangelo è una voce, una voce che si ispira agli ultimi. Il mio Vangelo è una brezza non violenta. Il mio Vangelo, la buona notizia, è anticapitalista, cioè un nuovo modello di sviluppo, la crescita serena, il rispetto dell'ambiente, la sobrietà, qualcosa abbiamo accennato. Il mio Vangelo è antifascista, contro ogni razza, che non esiste, esiste la famiglia umana, fratelli e sorelle, la diversità che arricchisce. E in più c'è una strozzata di anarchia, non bombaroni, l'anarchia che veramente davanti a qualunque sorpruso c'è l'immediato rifiuto. Subito, no, non dice, non ti dice. Caro Eminenza, il mio Vangelo quinto è il Vangelo secondo De André. L'11 gennaio del 99 Fabrizio va nei prati del cielo. Mi arrivano tanti bigliettini dei ragazzi e le ragazze, dei vicoli, delle strade, delle comunità, portali alla Dorighese. E noi a Don Milani abbiamo fatto una lettera collettiva, prendendo tutti i rispunti, e Don Carlo fa da redattore e anche qualcun altro più grande. E ormai la Dorighese la mette da tutte le parti. 4 minuti. Caro Fabio, da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te, con tante ragazze e ragazzi in comunità. Quanti Giorgio e Michele Marinella Bocca di Rosa vivono accanto a me nella mia città di mare, che è anche la tua, Fabio. Anch'io ogni giorno come prete verso il vino e spezzo il pane per chi ha sete e ha fame. Ma tu, Fabio, mi hai insegnato a distinguerlo non solo tra le mura del tempo, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'esclusione,
nell'emarginazione, nella carcerazione. E ho scoperto con te, camminando via del campo, che dai diamanti non nasce niente, dalle tane sbocciano i fiori. La tua morte ci ha migliorati, Fabio, come sa fare l'intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. Soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Caro Fabio, tu non ci sei più, ma restano gli emarginati, i pregiudizi, i diversi. Restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. La comunità San Benedetto a Genova ha aperto una porta in città nel 70 e nel 71 leggevamo il tuo album Tutti Mori Mastetti. In comunità da allora bussano tanti personaggi deriti, abbandonati, puttani, impiccati, migranti, tossicomani, suicidi, adolescenti traviati, bimbi impazziti per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto crudo e dolente, che è ed era la nostra vita quotidiana, abbiamo intravisto una tenue parola di speranza. Perché, come dicevi nella canzone, alla solitudine può sorgere l'amore. Come ad ogni inverno segue la primavera. È vero, Fabio, hai ragione. Agli esclusi, ai loro occhi troppo belli, la mia comunità, che di quel mondo siamo e ci siamo parte, sta per essere anche i nostri occhi belli, caro Fabio. Ci lasciavamo cantando Storia di un impiegato, canzone del marcio, ci sembra troppo attuale, ci sentiamo oggi così vicino, così stretto a noi. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza e la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assorti, siete per sempre coinvolti. Caro Faber, parli all'uomo, amando l'uomo, stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste. Grazie, le ragazze, i ragazzi e Don Andrea Gallo, prete del marciapiede. Diciamo anche prostituzione, giusto, che spettacolo, e noi ci strappiamo le vesti e invece siamo tutti complici, complici sono i nostri padroni. Io ho presentato un libro alla nigeriana 10 anni fa, arrivata alla Malpensa in 20 senza documenti, arriva al pulmino sotto l'aereo, c'è nomi, cognomi, indirizzo, adesso è sposata da Osso con italiano, pulmino, poi dogana, niente. Poi un altro pulmino dopo aver bevuto un caffè. E dopo 3 giorni erano a far marchette in Corso Sempione. Siamo tutti responsabili, schiavi, ma ad ogni modo me l'hanno insegnato quelli dell'est.
Quindi l'augurio è in russo slavo. Il termine non sarà perfetto, come dice Monio Vade, non riesco a pronunciare. Però è Zhivyo. Zhivyo, lo faccio una volta io. Zhivyo vuol dire un augurio che va a tutti, amici, nemici, tutti. Le vostre case, ovunque. Lo faccio una volta io e poi lo facciamo insieme. Che si sentono tutti. Perché vogliamo Shalom, Shalom e pace. Zhivyo, 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 Zhivyo. Concentratevi. Tutti. Zhivyo, 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 Zhivyo. Ciao Brescia.